Eccellenza, mercoledì delle ceneri, cosa possiamo dire? Beh, con il mercoledì delle ceneri inizia un cammino, quello della Quaresima, che sicuramente ci porta a vivere il cuore dell'anno liturgico. Un tempo di grazia nel quale tutti i credenti sono invitati dalla parola di Dio, dalla pedagogia materna della Chiesa, a immergersi sempre più profondamente nel mistero pasquale di Gesù. In fondo, a vivere esistenzialmente quello che è accaduto nel loro essere con il battesimo, immersi nel mistero della morte e della risurrezione di Gesù, e fare l'esperienza della salvezza. Ecco, questo è il nucleo fondamentale del tempo di Quaresima, quindi un tempo in cui il Signore offre a noi in modo rinnovato la grazia di diventare creature nuove, a noi la responsabilità di cogliere al volo questa possibilità per vivere e sperimentare la gioia di appartenere a Lui. Qualcuno dice che è un atto di umiltà anche dei fedeli nei confronti di Dio, proprio per chiedere il perdono dei peccati. Certamente la conversione inevitabilmente parte dal riconoscimento del vuoto che si procura nella nostra vita quando Dio non c'è. E quindi quando tu ti accorgi, quando apri gli occhi sulla verità della nostra vita e ti accorgi che senza Dio la nostra vita è vuota, è priva di significato nel presente e di prospettiva per il futuro, allora uno guarda questa fragilità, guarda questa cenere e a partire da questa considerazione, con umiltà, si mette a cercare Dio, e a cercare la grazia sua, a recuperare questa amicizia che è l'asse portante della nostra vita. Il Papa ha lanciato una serie di messaggi proprio su questo periodo di Quaresima, dando anche dei consigli di come vivere questa Quaresima partendo dal mercoledì delle ceneri. Sì, il Papa ha scritto un messaggio molto bello nel quale ha invitato, proprio a partire dall'esperienza del Covid, a riscoprire l'essenziale nella nostra vita. E lui ha ricordato che nella luce del Nuovo Testamento l'essenziale della nostra vita sono la fede, la speranza e l'amore. Questi tre atteggiamenti, secondo il Papa e secondo il Nuovo Testamento, sono tutta l'esperienza cristiana. Tutta l'esperienza cristiana è credere, sperare e amare. Il Papa ce l'ha ricordato con forza come il tempo di Quaresima è una splendida occasione per riprendere a credere, sperare e amare. È un cammino che inizia dal capo per terminare ai piedi, con la cenere e l'acqua che ricorda il bucato, come diceva Don Tonino Bello. Mi fa piacere perché nell'omelia io ero lì ad ascoltare Don Tonino quando pronunciò questa bellissima omelia. Ebbene, Don Tonino ci ricordava che il periodo quaresimale, l'itinerario quaresimale, è un itinerario che va dalla testa ai piedi, dallo shampoo delle ceneri che ci porta a cambiare mentalità, fino a giungere ai piedi, alla dinamica del servizio, perché il tempo della Quaresima comincia il giorno delle ceneri e finisce giovedì santo prima della messa in cena domini. Quindi la messa in cena domini, la lavanda dei piedi, dovrebbe essere il punto di approdo dell'itinerario quaresimale. Io penso che, come al solito, Don Tonino sapeva dire meravigliosamente il mistero di Dio. Anche questa immagine, dalla testa, lui dice in fondo sono meno di 2 metri di itinerario che bisogna fare. Però se il Signore ci dà la grazia di fare uno shampoo di ceneri come si deve, sicuramente cambieremo la mentalità, cambieremo il cuore, per riscoprire la gioia con Gesù e in Gesù di lavare i piedi, quindi la gioia del servizio.